Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo unboxing in collaborazione con il Fantasia Store. Fra qualche settimana arriverà nelle sale italiane finalmente Guardiani della Galassia volume 3. Era uno dei film che attendevo di più nel 2023 e finalmente ci siamo vicini. Per l'occasione oggi in collaborazione con i ragazzi di Fantasia, unboxing Funko a tema Guardiani della Galassia volume 3. Chi l'avrebbe mai detto? Non so se avete capito il tema di questo video, in caso contrario Guardiani della Galassia volume 3. Ma sento che manca qualcosa... Oh, ecco, scusate. Oh, ecco, adesso sì. Questo è il pacco dei ragazzi di Fantasia e all'interno ci sono 4 pop a tema Guardiani della Galassia volume 3. E mentre lo apro voglio parlarvi un po' del sito, perché a parte che penso se mi seguite lo conoscete già, ma in caso contrario vi dico che il Fantasia Store è il miglior sito online per nerd di tutta Italia. Tralasciando il gigantissimo catalogo che comprende giochi in scatola, carte collezionabili, carte da gioco, giochi da tavolo, manga, fumetti, Funko Pop appunto e tanto altro, il Fantasia ha delle qualità davvero ottime. Partendo dalla spedizione gratuita raggiunti solo i 69 euro nell'ordine. Quindi in realtà basta solo prendere qualche pop, qualche gioco in scatola e siamo arrivati lì. Inoltre il vostro ordine, grazie al Fantasia, vi arriverà a casa in 24-48 ore lavorative. Ciò vuol dire che se ordinerete oggi, 17 aprile, dopo che vi è arrivata la notifica di spedizione, che tra l'altro vi arriva lo stesso giorno se ordinate prima delle 13, potrete letteralmente mettere il timer. Martedì, mercoledì, il pacco è a casa vostra. Oh, e funziona ogni volta, naturalmente non dobbiamo contare i giorni non lavorativi. I ragazzi di Fantasia tra l'altro sono sempre disponibilissimi e soprattutto informatissimi su questo campo, quindi se avete qualche curiosità sia sul loro servizio ma anche sui diversi prodotti, loro sono pronti ad aiutarvi. Ci sono anche i resi gratuiti che solitamente non servono, perché comunque dal Fantasia Store, grazie alla protezione che i ragazzi inseriscono dentro i pacchi, non ci sono mai problemi, e questo lo dà anche per certo la classificazione che il sito ha su Trustpilot, ovvero di 4,9 stelle su 5. Però se nella malaugurata occasione dovesse succedere quella conseguenza di eventi che portano ad avere un piccolissimo difetto al vostro ordine, potete restituirlo gratuitamente. Concentrandoci un po' più sui Funko Pop, ultimamente hanno inserito molti prodotti già preordinabili fin da adesso. C'è una sezione proprio dedicata a questi pop, ci sono per esempio quelli di Star Wars, quelli di Stranger Things e tanti altri ancora. Naturalmente è sempre disponibile il mio codice ANDRI5 che vi permetterà di avere il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati del Fantasia Store. Utilizzandolo naturalmente supporterete il mio canale e il mio lavoro. Ma adesso apriamo il pacco contenente i Funko Pop a tema Barbie. Ok. Come avevo già detto, la protezione che i ragazzi mettono all'interno del pacco è enorme, infatti qui c'è tanta carta. E anche questi pop naturalmente sono in ottimissime condizioni, le scatole minimamente intaccate dal viaggio. Questo sì, grazie alla protezione della carta e dell'imballaggio, ma anche grazie a questi, che sono i protector trasparenti che potete comunque utilizzare anche per collezionare i pop, che sono regalati dal sito. Ogni pop regular che acquisterete sul Fantasia Store, questo è gratis. Ed è pure bollinato Fantasia Store, io questa cosa l'adoro. Adesso però vediamo i pop che mi hanno inviato, iniziando con il primo candidato a sfortunatamente lasciarci le penne nel prossimo film dei Guardiani, ovvero Rocket Raccoon. Ovviamente anche questo ha il protector incluso. E di conseguenza la scatola è letteralmente perfetta, non c'è nessun problema, ma questo lo ripeterò ogni volta e sempre per ogni singolo pop che arriva dal Fantasia Store, quindi questa ovviamente è una delle grandissime garanzie del sito, quindi passiamo direttamente al pop all'interno. Pop che non sembra presentare dei problemi. La cosa interessante dei pop di questa wave è che hanno tutti il costume dei Guardiani della Galassia ispirato a quello dei fumetti, quindi sono anche molto abbinati l'un l'altro, quindi è una cosa che apprezzo ancora di più. Qui i problemi potevano sorgere tranquillamente sulla tuta e sulla coda, ma non ce ne sono, quindi anche il pop, la pittura, che naturalmente in caso di problemi è dovuta solo e soltanto a Funko, che produce i pop, non il Fantasia Store che li vende solamente. Non so se posso considerare come problema sulla testa, sul muso in realtà, sull'inizio del muso, qualche colore un po' strano che non sembra dovesse stare lì, ma poi del resto promosso. Non possiamo parlare di Rocket senza un altro personaggio, e ovviamente sto parlando di Adam Warlock.
No, naturalmente stavo parlando di Groot, però prima vediamo quello di Adam Warlock. Personaggio che sarà nuovo all'interno dell'MCU proprio da questo film, penso rimarrà poi all'interno dell'universo, magari proprio nella nuova formazione dei Guardiani, e proprio per questo sono molto curioso di conoscerlo. Scatola naturalmente in ottimissime condizioni, nessun minimo singolo problema, quindi vediamo direttamente il pop, e questo è veramente veramente perfetto, sembra fatto d'oro. Ok. Questa la tagliamo. La testa è per lo più unico colore perché appunto il personaggio sarà questo, ma apprezzo veramente tanto la texture del costume, della tuta, non so poi se sarà un'armatura o una tuta, non l'ho ancora capito dai diversi trailer, però in questo pop è realizzata molto molto bene, non vedo chissà che grandissimi problemi. Qualche piccolissima sbavatura nell'area delle mani c'è, ma non è così evidente, ci si deve proprio concentrare. Devo dire che ultimamente i pop, soprattutto quelli Marvel, in realtà sono, anche da Funko, a livello di pittura sono molto ben definiti, quindi un passo in avanti per la produzione. Anche questo pop, ovviamente assieme alla scatola, promosso a pieni voti. Ecco, adesso però passiamo a Groot, perché sì, c'è anche lui. Che mi ripeto a fare, tanto ormai è come un messaggio preregistrato al mio interno, la scatola è perfetta, non ci sono problemi e andiamo al pop. Fantasia sempre al top con la protezione delle scatole. Anche questo non è che abbia così tanti problemi, anche perché, diciamo, è di un unico colore con qualche chiazza di verde qua e là che, diciamo, se dovesse trattarsi di qualche errore non darebbe così tanto fastidio perché è tutto pieno di macchie, quindi qualche macchia in più non guasterebbe o comunque non cambierebbe così tanto la figura di questo Groot. Non avevo notato che ci sono diversi pezzi che stanno crescendo all'interno di questa nuova trasformazione di Groot, perché all'interno del film sarà diverso dall'ultima che abbiamo visto, e meno male perché non mi faceva così tanto impazzire quella che abbiamo visto nello speciale dei Guardiani della Galassia di Natale. Qui abbiamo un piccolo corno che di legno naturalmente che sta partendo dalla testa e ancora qualche piccolissimo rametto sulle gambe. Gunn ha affermato che non rivedremo mai più il Groot del primissimo film, anche perché questo è suo figlio, non è non per forza si deve trasformare in quel modo. E ragazzi, che devo dirvi, anche questo pop promosso a pienissimi voti. Ultimo pop e passiamo all'altro candidato, anche forse più di Rocket Raccoon, all'addio in questo film, al saluto, a salutarci in questo film, ovvero Drax. Lo faccio dire a voi, com'è la scatola di questo pop? Bravi, viola. A parte questo, perfetta. Vedete, i due candidati alla morte in questo film sono vestiti allo stesso modo, perché anche Drax naturalmente ha la tuta comic accurate, e anche il pop di Drax non ha dei problemi, forse solo nella parte posteriore si vede una macchia di nero nella mano, nelle dita della mano sinistra, ma poi nient'altro, davvero. La testa, alla fine, anche questa è unico colore, tinta unita, c'è solo il... non ho mai capito se fossero graffi o tatuaggi, comunque quelle robe nel corpo che ha Drax, questa volta non è tutto... non è a petto nudo, quindi fortunatamente per Dave Bautista il trucco prende solamente la testa, e forse è stato anche un bene per il pop. Ma ragazzi, questi erano i pop di oggi a tema Guardiani della Galassia Volume 3, fatemi sapere con un commento qui sotto se ne avete già qualcuno di questa wave, fatemi anche sapere se ne volete qualcuno, comunque il link del Fantasia Store è in descrizione, e lì ci sono tutti, ma proprio tutti, i pop di questa wave dei Guardiani, ma non solo, perché naturalmente ci sono anche diversi pop non solo a tema Marvel. Ormai io, a parte questi video, mi fornisco sempre solo da loro perché, appunto, la garanzia di protezione è perfetta, non ci sono mai problemi, davvero. Quindi io che colleziono anche le scatole, perché sì, questi qui sono senza scatola ma sotto hanno comunque le scatole, e quelli che sono direttamente dentro le scatole, beh, vedere queste un po' rovinate, smangiucchiate, graffiate, dà un po' fastidio, almeno a me. E dal Fantasy Store potete andare a verificare anche con gli altri video, non arrivano mai così. Vi ricordo ancora una volta che oltre al link in descrizione potrete usare il codice ANDRE5 che vi darà il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati del sito, il codice è illimitato, potete usarlo da qui all'infinito. Vi ricordo che se raggiungerete i 69 euro nella spedizione questa sarà gratuita e in 24-48 ore lavorative il pacco sarà a casa vostra. Come ho già detto ci sono i resi gratuiti, ma è per lo più inutile visto che arriva tutto perfetto, quindi non dovete restituire assolutamente nulla. E niente. Ringrazio i ragazzi di Fantasia per questo video, ringrazio voi per essere rimasti fino alla fine. Tutte le informazioni importanti sono nella descrizione e niente, io sono Andri. Questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!